Ciao a tutti, sono Kami di Kami Bizarre Adventures e finalmente oggi possiamo provare Resident Evil 2 Remake. Ci sto giocando da PC tramite Steam e dopo mille patch e aggiornamenti vari, finalmente me l'ho fatto scaricare tutto e adesso posso giocarci. Quindi direi di iniziare con Leon questa campagna. Mi assisti recupero automatico, mi speddebole, estrema. Non mi piace fare la modalità più difficile fin da subito, anche perché poi le altre che farei di run, perché comunque ne voglio fare più di una, e non farle poi alla difficoltà più bassa non ha senso, quindi preferisco direttamente fare standard e poi vado ad aumentare, insomma. L'assistita al massimo la farò per le speedrun. Spero che si sente bene, quantomeno. Anzi, faccio un attimo un test per vedere subito subito. Ok, iniziamo. Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì Allora, sera vediamo un po'. stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Barcollava, capisci? All'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, ehi, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Ok. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del Con il genere, da allora non riesco a volume della dormire. voce Faccio dovremmo essere a calmati, bello, posto. rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Avanti, sul più bello. Immagino sia il solito camionista dell'originale. Che brutto quel panino però. Adesso cosa faccio? Bellissimo come è stato impostato. Non c'è nessuno. Un povero Leon ignaro. Il doppiaggio non sembra male, però non mi convince del tutto, sinceramente. Pure pensando a quando l'ho giocato con la demo.
esplora l'area. Al momento non ho niente né inventario né niente in cui posso guardare. Posso solo camminare e vedere un po' l'area. Tracce di sangue. Macchina della polizia. Mamma mia, una grafica pazzesca. È troppo bello. Allora, io qua c'ho il mio, la mia mini jeep, quello che è, il telefono. Vabbè, dai, entriamo. Hamburgers. È aperto. Permesso. Ehi là, c'è nessuno? La torcia. Sta bene? Non posso... Tenga duro. Torno subito. Ah, mi dice di andare direttamente là a vedere. Questa era pure in un trailer, si vedeva questa scena. Cioè, questa parte. Di corridoio. E sta fermo. Gente, che succede? Stia indietro, non si avvicini. Ah! 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 Hey, hey! Non riesco a capire se è un problema di impostazioni. Anzi, non so nemmeno se si vede nella registrazione, nello stream. Chiave. Fuggi dal negozio. Dà un fastidio dopo un po'. No, non sembra avere un problema di luminosità. E le opzioni dovrebbero essere pure buone in ogni caso. Ho un problema dei miei driver. Vabbè, ormai lascio così. Poi provo a vedere dopo, insomma. Era per di qua. Che sta facendo? Oh, ma che... Ma che... Oh, vediamo se questa volta è morto. Perché mi facciamo con la mano? No, vabbè, bellissimo. Mi facciamo con la mano. E ancora qua io non posso passare. Ma non mi pare c'erano altre uscite, oppure sì. Ah, forse per di qua? No, qua c'ho le chiavi che ho preso. Ecco, da questo lato devo passare. Cavolo, volevo... Sono riuscito. Dai, dai, corri, 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 ora che è distratto. Dai, Leon. Non sparare. Stai giù. Stai bene? Sì, penso di sì. Grazie. Ringraziami dopo. Una volta salvi. Nei filmati però non mi dà quel problema.
Ma che succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Hanno messo parte del suo cognome, perché? No, cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Va, bellissimo. Ok. Resident Evil 2. Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. I medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Certo. Sì, se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti. Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Dovremo camminare da qui. Meglio correre. Stanno solo facendo sì, un piccolo pasto, poverini, li disturbate. Leon, torniamo indietro. Leon. Fa troppo strano. Visto che l'ho sempre chiamato Leon. Ah, ecco, infatti, quello di prima. Claire, esci ora! Non riesco! Tieniti forte! Diciamo è un po' differente rispetto a come era nell'originale questa parte. Non che mi dispiaccia che sia un po' diverso, eh? Oh, merda. Oh, no. Molto più cinematografico, per così dire. C'è male. Sono solo circondato da zombie. Vai avanti. Ci vediamo alla centrale. Sì, va bene. Oh cazzo. Sono tutto leggermente circondato e ho solo due proiettili. Mi conviene evitarli. Ah, ok, quel problema che sembrava avere sembra essere finito. Oh merda. Mamma mia che bellezza. A parte sti zombie sembrano tipo boh, immobili, ma che problemi hanno? Merda. Tutti si sono trasformati tutti. Scendiamo.
Finalmente. La centrale. Di già. Abbastanza veloce ci siamo arrivati. No, lo rifà di nuovo, sembra, quel problema. Però non riesco a capire se lo vedo solo io o anche nella, diciamo, registrazione stream. Ok, li ho sistemati a questi. Qua è sbarrata. Di là pure, però vediamo se magari c'è qualche oggetto a terra, ma non credo. Bah, cadaveri dovrebbero essere. Che figata. E non so nemmeno vestito da poliziotto. Effettivamente, a parte che nell'originale dovevo avere pure il già vestito proprio da poliziotto, dovevo essere. Qua invece no. Ehi là! Non c'è nessuno? Quindi già il fatto che il costume è diverso già è diverso rispetto alla demo. Solo sei proiettili. Teoricamente dovrei riuscire a salvare senza avere i nastri. Minchia, che cazzo di velocità è? Ok. Carino. Poi non vedo l'ora di fare anche la modalità difficile, per così chiamarla. Qua non mi ricordo com'era, estrema forse. Ah, la cosa di DLC. Samurai Edge, Chris e Jill. Ah, ma non è una skin e basta. Cioè io credo che, cioè, potevo tipo cambiare la skin di questa, però sono due pistole in più che hai con te. Poi se mettono i contenuti deluxe là da poter prendere a parte, può darsi che me li prendo pure. Ma comunque, perché mi interesserebbe soprattutto il costume di Elsa Walker, visto che ho seguito, diciamo, su internet tutto il progetto 1.5, diciamo, tutti gli screen, le cose che sono uscite. Era interessante, intrigante. Più che altro mi darebbe un po' fastidio se sono troppo overpower queste pistole. Quindi per ora, sinceramente, non le voglio usare. Vabbè, immagino andrà a finire come la demo, almeno tutto questo pezzo iniziale. Ci deve essere qualcuno. Comunque, quel problema di... allo schermo, soprattutto nei lati che si nota, nei filmati sembra non esserci. Marvin, ci siete? C'è una via d'uscita, è scritto qui. Oh, comunque che siete... a malapena si capisce che c'è. Nelle aree buie invece si nota che tipo fa lampeggiare. Non è così forte da dare fastidio, però forse dopo un po' può un po' rompere. Boh, vediamo un po' se riesco a risolvere nel caso. È bello che ti mostra tipo gli oggetti o se c'è qualche cosa di chiuso. Va bene, riandiamo lì. Vabbè, credo sia inutile il controllo tipo qua sopra, perché tanto sarà la maggior parte tutto chiuso e che non si può passare, insomma. Ah, questa qui è che già ce l'avevi. Congratulazioni. Agente Leon Scott Kennedy. Ah, ok, qua lo dice il nome completo. Congratulazioni a parte di tutto l'RPD per aver completato l'addestramento. Alla luce dei suoi sorprendenti risultati conseguiti, siamo più che lieti che lei sia entrata a far parte del nostro corpo. Per l'orientamento, faccia rapporto alla centrale di polizia di Raccoon City venerdì 25 settembre alle ore 8. Attendiamo con ansia il suo arrivo. Commissario di polizia di Raccoon City, Brian Irons.
Ah, qua ci sono i vari tutorial, ok, la mappa e l'inventario, perfetto. Perché nella demo io questo problema non ce l'avevo. È questo che mi pare strano. E non capisco. È un problema proprio del gioco che su alcuni schermi o alcune schede grafiche che dà sto problema. Oppure io ho scaricato proprio prima di avviare il gioco degli ultimi driver per la mia scheda video, in cui tra l'altro dicevano, c'era scritto già da Steam, che questi driver erano proprio buoni, appositi per Qualcomm Fusibile, per Resident Evil 2, per ottimizzarlo. E non vorrei che invece sta cosa ha dato problemi. Ecco, ora non si vede, non si nota, sembra non esserci. Boh, e a come gli piglia. Qua è chiusa. Ah no, era la sala conferenza che era aperta. Vediamo se è uguale come nella demo o è cambiato qualcosa. Coraggio. Ma io mi chiedo, ma non mi cambio più come vestito da poliziotto? Cioè, sia nei trailer, nella demo, comunque in gioco originale ero quantomeno vestito da poliziotto. Mi sembra strano che tipo, magari solo come costume alternativo. Ah, perfetto, altre munizioni. Beh, anche perché in una situazione così di emergenza non è che pensi a cambiarti i vestiti, ovviamente, quindi doveva essere già vestito in quel modo. Vabbè, a meno che gli daranno comunque la scusa e poi si cambia, insomma. Da notare qua che si nota che è bagnato e che Leon lascia tipo quando tocca l'acqua le onde. Soprattutto in questa prima run perderò un casino di tempo ad esplorare ed ammirare. Ok, spray medico. Ok, sì. Ah, ecco. Una chiave. Chiave magazzino. Ok, ma è di quel magazzino, no? Quindi io ora che cazzo me ne faccio? Cioè, non credo che mi serva più. Cioè, non è nemmeno per la stazione di polizia era, quindi. Cioè, mi vorresti dire che hanno levato la cosa del che ti butti in automatico le chiavi quando gli oggetti chiavi quando non hai più bisogno? Cioè, era tipo la cosa più bella dei Resident Evil classici, quella. Cioè, ovviamente non è che è la fine del mondo, per carità. Perché così ti fa sempre avere il dubbio se effettivamente ti serve ancora oppure no. Ma sinceramente mi dà fastidio. Cioè, boh, è una cosa un po' così. Cristo. Era bellissimo come era prima. Qua immagino sia chiusa. Infatti. Meglio controllare ora se c'è qualcosa da prendere. Tanto già sappiamo quello che gli andrà a succedere. Dammi la mano! Che peso! Dammi anche l'altra! Che bellezza il gore splatter che c'è in questo gioco, poi unito a questa grafica. Il fatto che Resident Evil 2 è il mio preferito, quindi la sua storia, eccetera.
ma che ci sono veri e propri zombie, survival horror, cioè. Boh, è bellissimo. Dobbiamo trovare i 3 medaglioni. Per andarcene via. E sono lì. Cristo, sono ovunque. Merda. No, via. Via, 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 via. Volevo controllare quella stanza, forse c'era munizioni pistola, però ne avrei dovuto uccidere tipo tre. Attento! Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Marvin. Marvin Bran. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non... Alzati. Perché accetti l'aiuto a lui che tipo sta morendo dissanguato? Cioè, alzati da solo. Certo, hai fatto del tuo meglio, Leon. Un po' di cuore, Leon. Qualcuno sa come è iniziato? Non ne ho idea. Ah, ecco. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Ci sta, dai. Se fossi arrivato prima. Che si cambia ora. Ma ora sei qui, Leon. Il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora, prendi questo. Non posso prendere. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi. O scappi. O scappi. Chiaro? Ma quant'è bello il suo discorso. Soprattutto quando l'avevo ascoltato la prima volta nel trailer col doppiaggio inglese, mamma mia. Mi è piaciuto da morire. Ok. Ora intanto comincio col posare questo, che effettivamente non so se mi possa servire oppure no. Io qua salvo. Ok, tanto con la scusa che posso salvare. Boh, se è come la demo potrei pure evitare al momento lo spray di portarmelo. Vedo se trovo qualche erba verde qua vicino. Vado a vedere se c'è qualche altra differenza qua nelle vicinanze. Così almeno per capire se al momento c'è qualche differenza con la demo oppure no. Eh sì, qualche differenza c'è perché qua non potevo entrare nella demo.
vedere se... No, non credo che si noti. Beh, proviamo di qua a sto punto. Questa doveva essere la stanza di salvataggio vicino a dove c'è l'elicottero, credo. Quindi qua comunque non è più una stanza di salvataggio, una cassaforte. Però ovviamente non so il codice, quindi è inutile pure provarci. Guida della città. Benvenuta a Raccoon City. La città che ospita la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation. Raccoon City è una città viva e dinamica, dalla storia lunga e importante. In questa guida scoprirai solo alcuni dei luoghi più interessanti che la nostra città ha da offrire. Centrale di polizia Raccoon City. L'edificio al centro della città non è sempre stato una centrale di polizia. In passato infatti era la sede di un museo d'arte. Alcuni elementi a struttura, come l'insolita torre dell'orologio... No, vabbè. Quella di Resident Evil 3, eh? E la statua della Dea nell'atrio principale sono vestigia di un tempo ormai passato. L'orfanotrofio, questa è un'area nuova, se mai la esploro, di comunque. Nell'origine non si parla di orfanotrofi. A pochi isolati dalla centrale di polizia sorge l'orfanotrofio. Fondato e gestito dall'Umbrella Corporation, grazie anche al generoso contributo di aziende e privati cittadini. L'edificio è noto per la sua colorata vetrata che attrae esperti d'arte da ogni parte del mondo. Vabbè, se no, comunque forse è meglio se inizio poi dal basso, come nella demo. Ah no, infatti non potevo manco passare, devo prima ottenere la chiave, va bene. Allora, il leone. Ok, siede. Testa di leone, ulivo, un ramo, insomma, e un uccello. Testa di leone, ramo e uccello. E questo è uno. Quindi praticamente devo solo trovare la statua, perché già di suo aveva risolto l'enigma quel poliziotto. Perché proprio si vedeva... E qua nemmeno. Ah ok, con indietro il cerchio mi giro velocemente. Perfetto, altre munizioni pistola. Ok, posso scendere ora. Sono abbastanza sicuro che il taccuino nella demo non si vedevano bene i simboli. O comunque non potevi risolverlo, l'enigma. Perfetto. Ah, è già incominciato ad abbassarsi. Elliot aveva ragione. Già, ma il passaggio non è ancora aperto. Che brutto colorito che hai, Marvin. Invece volevo vedere se effettivamente si poteva rientrare qui. No. È proprio off limits per sempre. C'erano alcune porte chiuse, quindi boh. Magari si arriva da un altro lato. Si può ritornare. Non è così che immaginavo il primo. Vai a fare il poliziotto, dicevano. Il primo giorno sarà una passeggiata. Che belli meme sul web. Bellissimi. Ok, qua sembra come... Per la demo. Tutto questo pezzo. È bellissimo, mamma mia.
Quella non c'era, credo, nella demo. Sì, già lo sapevo per via della demo. Qua se ho le sbarre posso chiudere. Qua c'è un'altra chiave, così già ho trovato almeno tre porte che in cui devo usare sta chiave. O quattro, non mi ricordo. I segni dell'Icarus. Guardate che belli, cioè proprio, si vede proprio che piegano la... qua la parete, dove c'è la porta. Poi l'effetto della pioggia che c'è qua è bellissimo. Come siamo messi? Ovviamente. Ok. Altre munizioni. Questa è la sala riunioni, dove nell'originale poi dovevo bruciare il quadro per prendere la gemma rossa. Ma vero, possono sfondare pure le porte qua. Sono più intelligenti. E questa sistemiamola. Ma che... Boh, i commenti di Leon sono fantastici. Pure alcuni nella demo erano bellissimi. Qua non capisco perché quando muoiono hanno tipo... qua tutto che tremano. Però è bellissimo come è appoggiata questa. No, vabbè. Va bene, basta, dai. Poi esagero. Allora, qua niente. Rapporto 25 settembre. Stiamo convertendo la centrale in un rifugio temporaneo a causa delle violenze in città. È stato ordinato a tutto il personale di dare priorità assoluta alla sicurezza dei cittadini, mentre cerchiamo di accogliere quanti più civili possibili. 25 settembre, addendum. Nel cuore della notte siamo stati attaccati da uno dei rifugiati. Ha ucciso un agente e ferito altri tre. Il soggetto è stato subito bloccato. Crediamo si sia trattato di un grave episodio di crisi di nervi dovuto al forte stress. 26 settembre. Un'orda ha assaltato la centrale, provocando numerose vittime. Alcuni di noi sono riusciti a rifugiarsi oltre le serrande d'emergenza, ma siamo circondati e sarà difficile fuggire. Non so se riusciremo a riparare gli strumenti di comunicazione. Per ora siamo isolati dal mondo. 27 settembre. Intorno alle ore 13 si è verificato un altro violento scontro nell'area ovest della centrale. 12 persone sono morte e rimane solo un piccolo gruppo di sopravvissuti. La situazione sta precipitando. David Ford. È un nome già sentito. Mi pare nel 2 originale appunto c'era qualche suo documento. Ma che... cazzo. Ma che... Ok, ora per forza è morta. Cioè, gli ho spappolato la testa, è stato bellissimo. Ma è giusto, solo di qua si poteva andare. E qua non posso fare niente. Qua c'è la mappa. Ah, ma io ora stavo notando... Nella demo, qua sopra, trovavo il coso del locker per poi prendere il fucile. Quindi non si può avere effettivamente così in fretta il fucile. Era solo perché eri nella demo che te lo facevano avere subito. Qua c'è Pinco Pallino che vuole la merendina. Perfetto. Allora, cosa c'è qui vicino? C'ho gli armadietti, l'ufficio ovest, che finché non ho la chiave comunque non posso entrarci. E l'archivio... No. Ah, no, 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 scherzo. Sì, giusto, sì, è collegato da qui. E da qui poi vado al coso per la camera oscura. Va bene, dai, ora me li giro tutti pian piano.
Nota terminale armadio. Sempre al tastierino del terminale gli armadetti manchino dei tasti. Invito il responsabile a trovare dei tasti di ricambio e sistemarli il più presto possibile. Sai a chi mi riferisco, coglione? Chi altri farebbe un simile casino? Un attimino. Ok. Ah no, ok, basta. Il 203 sarebbe bellissimo, mi pare che non posso farlo. Infatti ho bisogno di... Che cazzo di rumore, porca puttana, mi ha fatto prendere un mezzo colpo, mezzo però. Ok, uno è morto. No, vabbè, bellissimo. Mi pare era 100... No, mi scordo quali erano. 102 e 103 ora non posso. Questo è già senza un braccio. Brutto bastardo. Brutto bastardo, bellissimo. Oh! Ma che cazzo? Troppe vite hanno, oh. Minchia, e questa è modalità normale. Modalità estrema, hard, come si chiama? Che cazzo è? 106 e 109. Ok. Ok, 109. Apriamo. No, ho sbagliato. Qua. Il rullino che poi posso espandere nella camera oscura, che tra poco ci andremo. E altre munizioni pistola per mia fortuna. Ufficio ovest, tanto in realtà poi è chiuso. Polvere da sparo. Quindi due polvere sparo, pistola. Polvere sparo più quella di alta qualità, fucile, due di alta qualità, magnum. Questa cosa qui che ha ripreso Resident Evil 3 set, che ti crei le munizioni, è bellissima. Proprio bisogno. Qua non c'è niente. Altra cassaforte, ma non so la combinazione, quindi è inutile andare a tentativi. Rapporto sull'operazione, 28 settembre, ore 2:30 del mattino. Siamo rimasti soli io e altri tre. Niente armi, niente munizioni, e le continue lite ci hanno debilitato mentalmente e fisicamente. Non ce la faremo mai. L'agente Phillips ha proposto di fuggire passando per le fogne. A quanto pare qui sotto c'è un tunnel segreto risalenti ai tempi del museo. Prima ero contrario all'idea, ma ora sto seriamente iniziando a valutarla. Scusate, è un po' tardi. E la stanchezza prende. Non abbiamo prove che sia un tunnel, che ci sia un tunnel o che le fogne non siano infestate dagli zombie. Ma d'altra parte non voglio neanche stare qui ad aspettare la morte. È un azzardo, ma voglio provare a scoprire qualcosa su questo tunnel. Elliot Edward.
Pare Elliot è quello che poi è morto, che aveva cos'è il taccuino. Primo incarico della recluta. Leon Scott Kennedy, ecco di un caso molto speciale come primo incarico. La tua missione è accedere alla tua scrivania usando le iniziali dei nostri nomi. Inserisci nell'ordine delle nostre postazioni. Ci sono due serrature, una su ciascun lato della tua scrivania. Riuscirai ad aprirle? In sostanza, il tuo primo compito è ricordarti i nostri nomi, ma l'avevi già capito, vero? In bocca al lupo, Leon. A proposito, potresti avere qualche difficoltà nel convincere Scott a darti una risposta, tenente Branagan. C'è scritto qualcosa tra le macchie di sangue. Sono felice che tu non sia venuto, recluta. Madonna. Welcome, Leon. Ok, qua servono le iniziali, ma c'è scritto i nomi? Sì. Sapevo. Ok. Ma che cazzo di posizione si mette? Qua gli screenshot ci vogliono. Con le posizioni ambigue. Ok, comunque. Allora, io qua c'ho tutte le scrivanie. 1, 2, ah, perfetto, sono tre nomi per ogni scrivania. Le iniziali. Però iniziali. 1 e dei nostri nomi, non ha detto cognomi, quindi vabbè, ora proviamo. Vediamo un pochettino allora. Allora, questo è Nel Carlensen, proviamo proprio le prime, quindi N, E, D. Perfetto, uno è fatto. E da qui da dove inizia l'ordine? Vabbè, proviamo da qui per quanto... M, R, oh cavolo, è l'ultimo che non lo vedo. O è una mia impressione che non lo vedo. M, R. Vabbè, vado a tentativi. Ok, G. Non so se effettivamente dovevo andare a tentativi o c'era e io non me ne sono accorto. Vabbè. Combina. Hai ottenuto un medaglione. Anzi, no, vabbè. Ok, ora c'ho 24 proiettili. Figo. Questo è andato all'altro lato dove avevo iniziato. E qua ci vuole la chiave, posso andarmene. Però sento rumori ambigui. Ok, là si sono alzati, non mi interessa perché io me ne vado e gli chiudo pure la porta. Ma sì che possono andare oltre loro. Ok, ora per di qua. No, ok, è bloccata, quindi qua non posso fare nient'altro. Andiamo alla camera oscura. Però prima vediamo se c'è effettivamente qualcosa. E qua è da dove sono venuto. Merda, non volevo prendere questo. Vabbè, facciamo così. Ok,
Ok, non rompere le palle. Così tu sei sistemato. No, ok, quello lì nemmeno mi sta più inseguendo. Entriamo nella camera oscura. Allora, qua nell'origine c'erano i costumi speciali quando riniziavi il gioco. Combiniamole così ho le altre munizioni. Tanto per ora non c'ho nemmeno il fucile, quindi tanto vale avere qualche munizione in più che non fa mai male. Allora, benefici medici delle piante. Ah, ok, va bene, sì. Le verdi le ferite, le blu l'avvelenamento, le rosse da sole non fanno niente, però se combinate danno un effetto maggiore, va bene. Lo sappiamo cosa fanno le piante. Vabbè, ci penso dopo. Qui intanto i negativi contengono prove, non lasciateli incustoditi. Pianta rossa. Sì, combinare gli oggetti. Lo so fare, grazie. Ok. Qui invece sviluppiamo. Fotoricordo. Questa immagine è un indizio per quanto riguarda quel libro e lo scettro. Ok, qua abbiamo finito. Una sola medikit per ora può anche bastare. Salviamo e andiamo avanti. Saliamo su. Perfetto. Non c'è come nella demo quello che è qui? Non sembra. Questo secondo piano è un pochettino molto poco, cioè non c'è un cavolo. Qui finché non ho la valvola per chiudere non posso passare. Uff, ok. Qua c'è Ciccio morto. E vabbè, qua potrei provare a random, ma non ha senso. Tanto vale aspettare con calma. Vabbè, poi le poso. Cassetti di sicurezza portatile. Esaminiamolo. What? Ricordarseli tutti. Non mi ricordo ora quali mi mancano, questi due? Sì. Quindi ripetiamo.
No, era così, così, così. Ok. Aperta. Pezzo di ricambio, non si sa di cosa. Un tasto che sembra presente un terminale. Il fatto è che... Ah vabbè, siccome è pezzo di ricambio forse lo posso mettere là nell'armadietto. Vediamo, poi ci ritorno. Ah, vabbè. Già l'ho risolto senza leggere il coso. Vabbè, sì che era intuitivo, ma non è che... E qua va bene. No, ok, qua credo che non ci sia nient'altro. Io quasi quasi tornerei giù anche così poso le cose. E ripasso negli armadietti. Vediamo un attimo se c'è qua vicino. E poi in caso scendo. Anche perché qua vicino nella demo c'era la chiave. Quindi se la trovo pure qua sarebbe cosa buona e giusta. Oh bene, sì, era tanto per. Perfetto. Infatti la chiave c'era. E qua si può passare lo stesso, però a sto punto io andrei giù. Mi poserei alcune cose e mi ricontrollo bene qualche altro luogo, insomma. Per vedere un po' com'è la cosa. Dove cazzo? Madonna santa. Dovrei essere al sicuro quantomeno. Ok. Oppure pochi spazi. Non so nemmeno se portarmelo di dietro per il momento. Per adesso lo poserai, va? Facciamo qualche pazzia, va? Che poi vero, se era come la demo, poco più avanti ci doveva essere la borsa per farmi avere due slot in più. Quindi tanto vale che provavo da lì, però vabbè, ormai. Cosa? Eccoti. Vieni. Guarda qua. Ma non devo andare fino in biblioteca per attivare sto filmato. Lo sapevo. Ce l'ha fatta. La conosci? Sì. Si chiama Claire. Sono arrivato con lei. Puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra. Alla est. Capito. Grazie. È sempre più pallido. E hai finito la demo? Ah no, vero, non è la demo questa. Che tra l'altro alla est è praticamente dove potevo andare io per sbloccare con la chiave, però ormai sblocco gli altri luoghi. Potevo sbloccare e vado pure là in quella specie di armadietti. Ah no, è diverso. Ah,
allora non era di qua. Mi sono un po' confuso. Beh, ormai vado solo gli armadietti per vedere com'è, poi ritorno al piano superiore. Ormai arrivato fino alla biblioteca e poi scendo. Armadietti erano qua. Vabbè, se qua poi mi insegue, se non mi ammazzo. Bella domanda. Forse col 2 ho più probabilità di fare varie robe. Perché se lo metto sul 2 posso prendere questo altro film a rullino. Se lo metto sul 3 posso prendermi invece il coltello. Se lo metto sul 2 dovrei potermi prendere questo. Ovviamente questo no, perché lo vedo tutti e due. Sul 2 quindi munizioni, fucile e rollino. Forse il rollino è più importante. Mettiamolo sul 2. Quindi 2. Non ci ho pensato invece di vedere uguale a 209. Vabbè, poi controllo quant'era. 100. No. 102. Ok. Niente, non mi ricordo quant'era. Era 208. Ok, perfetto. Così. Ah no, non era il rollino, era la polvere da sparo. Vabbè, sempre meglio di niente. E questi. Perfetto. Direi che posso. Qua era chiuso? Sì. Che posso tornare alla camera oscura. No, giusto di qua. Beh, vado a fare lo sborrone senza medikit. Ormai cerco di fare il terzo piano, in modo che poi devo andare solo all'ala est per andare nel cortile per trovare Claire. Cos'è stato? Dimmi che l'affronto ora, a differenza della demo. A tutti i sopravvissuti, consideratelo come un regalo se avete la sfortuna di essere ancora vivi. Fate attenzione a quegli orrendi cosi che sembrano stati scuoiati vivi. Li abbiamo soprannominati Liker.
Sono ciechi come le talpe, ma sembra che abbiano un udito incredibile. Se non vi mettete a correre come degli idioti sparando alla cieca, dovreste riuscire a evitarli, forse. Ad ogni modo, muovetevi come se foste mia nonna in carriola e camminate il più lentamente possibile, chiaro? Ora non posso più stare qui a perdere tempo, il dovere chiama e ho un amico da vendicare, David. Quindi così dovrei camminare. Perché devo consultare ora i documenti? No, non credo che ci sia lui qua. Io però per sicurezza non si sa mai cammino lento. Porca merda! Stronzo, figlio di puttana. Ma è vivo? Cioè, vivo. Insomma. Vivo per modo di dire. Qua c'è del C4. Fanculo a quegli stronzi dell'amministrazione. Mi hanno buttato fuori dopo tutto quello che, che ho fatto per loro. Va bene, vorrà dire che mi divertirò un po' prima di che tutto vada a puttane. Li ho rinchiusi in una stanza, ho sbarrato la porta e piazzato del C4. Mi basta solo farlo detonare. E buonanotte a tutti. Però non è divertente se finisce così in fretta. Magari potrei dare a quei bastardi qualcosa per cui valga davvero la pena urlare. Sì, darò a uno di loro un bel giocattolino e gli dirò: se uccidi quello a fianco a te risparmierò gli altri. Chissà che cosa farà. Blaterate tanto di giustizia e orgoglio, ma quante volte vi siete messi contro di me, contro il vostro superiore? Oh sì, siete proprio dei bravi poliziotti. Peccato che vi rimanga poco da vivere. Che spasso, ragazzi. Ci manca solo un po' di musica. Wow. Inquietante. Qua c'è l'altra statua che mi serve. E qua ci sono tanti morti. Alla fine si sono tutti uccisi a vicenda. Non che li possa biasimare in una situazione del genere, però... Non mi pare ce n'è qualcuno qua sopra. Ah no, credo che era un'erba verde, lol. Cazzo. Sono un po' troppi. Che bello che inciampano. Qua non mi pare di... No, un altro coltello. Ok, questa è chiusa. Mappa piani superiori. Armeria. Ah, l'ufficio Stars qua invece si trova. Ah, ecco, ora dire che io ci dovrò passare poi dalle docce. Lo so, una mira di merda al momento. Questo documento. Taccuino della gente. È un pesci. L'ultimo è tipo il vaso.
acquario tipo. Quello in mezzo non riesco a capire bene cos'è. Uno è questo. Uno è questo. Che fosse scorpione? Sì, era scorpione. Non lo capivo bene dalla distanza in cui sto guardando. Va bene, dai. Dribbliamola. E usciamo da... Oh, libro rosso. È quello che ho visto nella foto con rullino. Quindi vorrà dire lo dovrò mettere alla a quella statua appena la trovo, molto probabilmente. Un oggetto in plastica a forma di libro. Sembra che un tempo fosse sorretto da una mano. Non si apre, infatti, così. Perfetto. Così ora metto pure il secondo medaglione. Così poi mi manca l'ultimo. Ok, ora devo andare praticamente all'ala est. Già ho finito praticamente tutto quello che c'era da fare che nella demo. Sono andato leggermente, diciamo, più avanti. Comunque la cosa dei medaglioni è un pochino troppo semplice, era, me l'aspetto tipo più complicato. Vabbè, non che mi lamento eccessivamente. Ok. Il libro me lo porto con me. Boh, io direi di provare ad andare così. Tanto la soglia di legno alla prima occasione la utilizzo. Senza medikit. Anzi, io quasi quasi farei il contrario. Una cosa tipo così. Dov'è? Ok. Ok, abbiamo salvato. Perfetto. Bene. Io direi di far finire questa prima parte qui. E niente, è stato bellissimo, per quanto ancora ho praticamente visto soltanto le cose della demo. Diciamo proprio, per quanto c'è una differenza ovviamente, le cose nuove le vedrò dalla prossima volta, dalla prossima parte, insomma. E niente, quindi questo per questo video, insomma, questo è tutto. Spero vi sia piaciuto. E nel caso ci vediamo alla prossima bizzarra avventura. Ciao!